amici che hanno apprezzato la clip dei 10 motivi per amare Paolo Conte mi hanno chiesto cosa vado a vedere al cinema. Numero 1, non andrete a vedere nessuna autocelebrazione. Parlerei piuttosto di tenerezza. 2, un cast eccezionale di amanti di Paolo Conte e poi le parole dei musicisti che raccontano più che altro di affetto nei confronti di Paolo Conte. E poi il bellissimo cameo di Francesco De Gregori che racconta di quando insieme a Lucio Dalla prese in prestito un brano di Paolo Conte per il proprio tour. Lasciatevi coccolare dal colore delle immagini. Tutto il film è pervaso da tinte giallo-ocra, un vasto campionario di rossi, rosso mattone, terracotta, amaranto chiaramente, quel color ruggine qua e là. E poi potrete scoprire perché Conte è stato accettato in Francia. Lo scoprirete dalle parole di Patrice Leconte e quello che è stato un mistero per tanti anni verrà rivelato. E poi bellissimo il cameo di Caterina Caselli, ora in veste di produttore che ricorda come ha conosciuto Paolo Conte, che è stato autore di alcuni suoi brani, ci racconta un aneddoto bellissimo che in qualche modo rivela la gentilezza, anche la galanteria, se vogliamo, di Paolo Conte. E poi l'ilarità nelle parole di Roberto Benigni, che però ci dedica un piccolo momento in cui racconta degli incontri durante i primi vagiti nel Club Tenco. E poi me lo permetto perché è un notturno ritorno sul tema della sensualità, citando il cameo bellissimo di Jeanne Birkin, donna di uno straordinario fascino e sensualità, che magari agli italiani non dice niente, ma a chi ama la musica francese è un rimando a Serge Gainsbourg, Gainsbourg per gli amici. È un film che vi arricchisce. Questo è il motivo per cui bisogna andare a vederlo. E allora credo di aver detto tutto, il notturno è finito e allora buonanotte.